Cari amici, buonasera, siamo qui in compagnia del dottor Antonio Cani, Buonasera. esponente del PD canicattinese, ma non so, diciamo del PD in generale. Ci ha voluto incontrare per un commento così a caldo o a freddo, fai un po' tu, del post referendum, il sì che perde, il no che vince, e come leggevo oggi sulle colonne del nostro giornale, il boh che imperversa, perché adesso diciamo diciamo l'esclamazione più naturale è adesso che succede, adesso che si fa. Antonio, benvenuto. Grazie. Che chiave di lettura dai a quello che è accaduto? Ma la lettura è semplice, no, semplice no, ci sono diverse considerazioni da fare, ma credo che questa vittoria così schiacciante da parte del no, sia dovuto a, come dire, a una reazione al governo Renzi. Poi sulla questione specifica della riforma costituzionale, credo che solo pochi riuscivano a capire di che cosa si stava trattando. Perché Perdonami, in verità sappiamo chi ha perso, ma non abbiamo ben capito chi ha vinto. hanno vinto, no, se posso essere sincero, hanno vinto tutte le persone. Poi se questo diventa un fatto partitico, come so dire, è un'altra questione. Io non credo che nessuno si può arrogare il diritto di dire: vabbè, hanno vinto 5 Stelle, ha vinto Forza Italia, ha vinto Salvini. Credo che gli italiani abbiano votato perché non condividono molto l'impostazione Riforma della costituzionale. riforma costituzionale e di questo governo, che per quanto mi riguarda io ho un'opinione completamente diversa, però questo è il dato. Ma la cosa che mi preme dire in questo momento, o comunque così con molta serenità e tranquillità, il problema vero è che non ha perso solo Renzi, che giustamente si è dimesso, anche se è congelato, perché il problema è il dopo, come dici tu, sarà un po' grande quanto una casa, perché non sappiamo in che direzione andremo. Sicuramente andremo alle elezioni anticipate, ma quello che mi interessa è che io credo che abbia perso la struttura o comunque il Partito Democratico. Che voglio dire? In tutte le realtà, tutti siamo stati renziani o comunque della prima, della seconda, della quarta ora che è salito, che è sceso, però in qualsiasi caso c'è una struttura di partito che non funziona, che non ha più i contatti con i cittadini, con la realtà. Scusami, il congresso PD si presuppone si farà da qui a breve, per cui voglio dire, da lì si scioglierà il nodo della segreteria del partito, se Renzi rimane segretario del partito o se ci si ritroverà anche oltre che a un nuovo premier, anche ad un nuovo Segretario segretario del PD. sì, questo sicuramente domani sapremo in direzione qual è l'itinerario, ma io credo che il congresso sia nelle cose, cioè nel senso che nel congresso si dovrà fare necessariamente. Non sappiamo se Renzi vorrà presentarsi o no, ma io credo che ormai sia aperta una Discussione. discussione, comunque un periodo di campagna elettorale congressuale da questo punto di vista. Perché, ripeto, è vero che il Premier Renzi si è assunto la responsabilità di quello che ha fatto, però è vero che le strutture territoriali del Partito Democratico non hanno funzionato. Perché qualcuno poi mi deve spiegare, perché ognuno ha le sue responsabilità. Io, siccome ho votato sì, ho votato sì fin dall'inizio, ma quanto il partito, tutto il corpo del partito, che tutti si richiamano più o meno a Renzi, tranne qualche caso, o in qualsiasi caso, non ha funzionato quello. Allora, buona regola sarebbe quello che alcuni dirigenti si dimettessero,
e che è un atto di generosità, e si è aprisse una discussione sul partito che, ripeto, a Canicattì ha una funzione già diversa rispetto ad altre condizioni, perché noi abbiamo un'amministrazione che deve governare, ma non abbiamo un partito strutturato, Sì, chiaro? allora cambiamo quota, scendiamo da quella che è una quota nazionale ad una quota più territoriale, più paesana. Perché non Allora, compete a noi, ci sono ok, voglio altri dire, analisti più bravi di me. abbiamo fatto in qualche modo quello che fanno i signori al bar il lunedì mattina quando si parla di pallone, giusto? Poi le nostre considerazioni, con tutto il rispetto, lasciano il tempo che trovano, per Antonio, pur essendo un evidente esponente del PD, voglio dire, poco possiamo incidere in quelle che Siamo sono le grandi scelte. analisti, quindi Esatto, non poco compete a possiamo. noi. E allora ritorniamo invece su quelle che sono il territorio che più ci interessa. È un po' di tempo che non ritorno all'attacco con segnalazioni, con tutta una serie, ma guarda, ti garantisco che sono tempestato quotidianamente da segnalazioni di cittadini che dicono che il paese va a tre cilindri, come direbbe un meccanico della vecchia scuola. Il paese va a tre cilindri, cioè dire, non vi è ad oggi ancora una visione di in che direzione si sta andando. Non ci è dato sapere il bilancio in che situazione è stato trovato e in che direzione sta andando. Ancora non abbiamo questi numeri. Non abbiamo contezza di quella che è la visione strutturale di questo paese su temi come l'acqua, su come no, ti sto facendo Sì, una piccola premessa, chiaro. su temi come l'acqua, su temi come la spazzatura, su temi come la viabilità, su temi come i quartieri. In campagna elettorale ne abbiamo dette di tutte, abbiamo detto che avremmo fatto i responsabili di quartiere, abbiamo detto che avremmo rivisto la viabilità, abbiamo detto che avremmo rivisto la vivibilità del posto, eccetera, eccetera. Ad oggi non credo che si vedano granché di queste Allora, cose. non è io rispondo, non voglio Senza polemizzare con nessuno, col mio amico Ettore, dico al no. mio amico, voglio dire, mi ci confronto quasi quotidianamente, però devo Cesare, dire in tutta sincerità che non è questa è la compito situazione. in questo momento, non è compito mio entrare nel merito, perché sai perché non è compito mio? Perché non ritengo che in questo momento si possa fare un ragionamento sull'amministrazione. Io volevo e continuerò a parlare di referendum e di struttura del partito. Perché lo dico? Anche in questo senso. Allora, Perché ti è più facile? no, Perché ti è più facile? Caro Antonio, invece no, no, tu, da aspetta. responsabile di partito, dovresti entrare in questi No, io argomenti. c'entro E vediamo come ci c'entro entri. in un modo diverso. Vediamo come. Allora, io siccome sono un uomo di partito, quando ti dico che la sezione di Canicattì non ha un segretario, quando ti dico che non ha organi dirigenti, perché vedi qual è la differenza? Tu sei cittadino, giustamente fai il giornalista. Io che Io voglio faccio l'editore. scusami, Prego. sbaglio sempre, fai l'editore. Allora, per me invece avere una struttura di partito che abbia i suoi organi preposti è importante per elaborare quello che dici tu. Quindi ti solleva dal fatto di dire No, che la tua aspetta. macchina ha rotto le sospensioni perché è andata a finire dentro una buca o che i No, cassonetti sono stati di spazzatura in orari di non compimento. Cioè, no, voglio dire che. Cesare, faccio un altro ragionamento io. Allora, quello che dici tu che mi può convincere o non convincere, non ha un momento per quanto riguarda il mio partito, un momento di discussione su quelle cose che dici tu. C'è un problema per te di un rapporto tra i cittadini e il sindaco che mi sta bene e che in qualsiasi caso, se vuoi, manca di una visione organica di dove va la città. Chiaro? Allora, io ti dico di più, se non c'è un organismo politico, faccio un esempio, che discute di queste cose, questo sarà ancora più Antonio, io mi difficile. sono letto l'altro giorno, Aspetta, perdonami, un sermone sulla bellezza legata al concetto, il concetto di bellezza legato a quello che è il territorio di Canicattì. Ma io voglio dire, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Ma non ci accorgiamo che è lontano anni luce il sermone sulla bellezza da quelle che sono le operazioni che quotidianamente si dovrebbero però fare? Abbi pazienza, allora ma quantomeno avere la cosa e stare zitti. No, allora, io ho una, voglio dire, ho
lo dico con grazia, ho un'altra visione del modo di procedere, che ripeto, per siccome parlo di referendum in questo momento, e no, vabbè, dai, ormai il referendum mi sto no, ora si vede, parliamo della città. Perché, e noi stiamo parlando, per quanto mi riguarda, dal mio punto di vista, sto parlando della città. Per quanto mi riguarda, se vuoi sapere quello che non succede, che tutte le cose che mi hai elencato tu, io ne potrei dire anche altre. Se e vuoi, dille che fa bene, ma dille che ti fa stare anche meglio. Io sto benissimo in qualsiasi caso, non è questa la questione. La questione in questo momento che io pongo, siccome parliamo del referendum, e il no ha vinto, e il mio partito era schierato per la buona parte per il sì, allora c'è un problema. Di politica in questa città, ma anche a livello provinciale, perché anche il segretario provinciale dovrebbe trarre le conseguenze di un voto. Leggo tra le righe che chiede un rimpasto. No, chiedo semplicemente. Lo leggo tra le righe. No. Secondo me sì. Sei sicuro, vero? Sicurissimo. Allora dirla chiara questa cosa. No, cioè, il referendum con. Perdonami, il referendum con la città di Canicattì. Cosa ci azzecca, direbbe? E perché noi abbiamo perso a Canicattì un partito che ne si rispetti, che è all'amministrazione, che perde 7-3, ovvero il 70% dei canicattinesi hanno votato per il no e il 30% per il sì, a me non mi pare un buon risultato. E quindi cosa si dovrebbe dopodiché, dopodiché quantomeno dovremmo andare a vedere. Vi dovreste dimettere pure a voi. Assolutamente sì. Quindi si dovrebbe dire pure il sindaco. No, ma dai, non esagerare, il sindaco ha un'altra. Non lo possiamo dire. Ma il ragionamento da qualche parte deve portare. Chi è che si deve dimettere? Di chi stai chiedendo le dimissioni? Dei dirigenti provinciali del mio partito. Stai chiedendo le dimissioni? Sì, sto chiedendo che una classe dirigente che si è chiamata Renzi deve, per onestà intellettuale, dimettersi. A Canicattì non deve dimettersi, perché siccome non ci sono strutture di congresso, lo faremo. Vabbè, il sindaco è renziano, però. Questo o no? Lo chiedo al sindaco, io non è compito mio difendere il sindaco. Io sto parlando di un'altra cosa, che chi capisce un poco dell'imbarcatore della politica, io sto parlando di una. Di un partito che non riesce a. Abbiamo vinto l'elezione, il sindaco è vabbè, fuffa, questa fuffa io la chiamo. No, andò fuffa, cioè il paese ha altri problemi, cioè sostanziali. E noi parliamo della dirigenza del PD, con tutto rispetto per la dirigenza del PD. Ma chi vuoi gliene fotta alle persone della dirigenza del PD? Con tutto il rispetto, voglio dire. Cesare, ascoltami, domani, secondo te Renzi, che fa una direzione nazionale, io lo faccio come paragone, è banalissimo, che fa una direzione nazionale per dire al dirigente nazionale del partito qual è l'iter che deve. Ma però devi seguire il mio ragionamento, perché se altrimenti ognuno va per le parti. Qual è l'iter che intende seguire da segretario ormai del partito? Credo che questa è la democrazia, una parte della democrazia. Cioè, che cosa significa? Renzi domani in direzione dirà: io voglio il congresso, io voglio fare questo, io voglio fare. E dopodiché la direzione approva o non approva. Chiaro? Questa è la logica di un partito, che è il nostro partito. In questo, nel territorio argentino e a Canicattì, la possibilità di fare questo non ce l'abbiamo. Quindi ti dovresti dimettere pure tu? Io già sono dimesso. Cioè, nel senso, ti sei dimesso già? Sì. È ufficiale questa cosa, sì. La stiamo dicendo stasera e tu la stai rendendo ufficiale. Certo, tutti gli organismi, se si dimette il segretario, tutti gli organismi sono dimessi, Cesare. Non mi portare in un altro ragionamento, io ti posso fare, te l'ho fatto come esempio, perché in un organismo di partito, io sto parlando in questo momento di referendum, quando verrò a parlare di questione di Canicattì, ti dirò, parliamo di questione di Canicattì. Allora, ci è rimasto poco tempo, no, perché ti sei mangiato un sacco di tempo a parlare di referendum. È chiaro, Antonio sta facendo l'invito ai dirigenti del PD provinciale di dare le dimissioni. Ecco, vediamo se raccolgono il tuo appello. Lui è già pronto a seguire questa cosa. È ovvio che è così. Ok. Cioè, detto questo, siccome il tempo che ci rimane è molto poco, perché voglio dire, ci sarebbe da fare una trasmissione intera con te, però la facciamo a pillole, come se fosse una cura.
Detto questo, vuoi chiudere, vuoi fare una chiosa con un appello a quello che potrebbe essere, come dire, la prima necessità che questo nostro paese comunque ha bisogno di soddisfare? Un minuto. No, l'appello tu mi devi portare, continuo a dire, io parlo di un'altra cosa. Se vuoi ne parliamo dell'appello, ce ne sono di più di uno per farne, per fare l'appello. Che ti posso dire? Bisogna subito accelerare il passaggio degli uffici in altra sede e fare tornare i ragazzi a scuola, nel via Allende. Ti posso dire che c'è una necessità. E questo lo stanno facendo. Stai parlando dell'unica cosa che stanno facendo. Questo che non è una sei cosa. Strategico tu, Antonio, no, sei strategico. Ti posso dire che in questo momento c'è un problema di rapporto tra la sorgente acqua e Caricattì. Ed è giusto che venga fuori una. Si riprenda, credo che qualcuno lo sta facendo, il presidente in questo caso, si riprende tutta la discussione che è stata fatta con una commissione adatta e fatta da Antonio Maia e l'altro non mi ricordo chi era, che bisogna ripigliare tutta la questione dell'acqua. Te ne potrei fare a bizzeffe. E delle strade rotte. E delle strade che le aziende, sia l'acqua, telefoni, luce, gas, eccetera, eccetera, vengono a rompere. Non c'è nessuno che monitora, tranne a volte noi che facciamo le fotografie e iniziamo a fare casino. Le rompono, non c'è nessuno che monitora, lasciano le strade in quelle condizioni, ci sono ancora quelli che hanno passato, no, non so che fa la fibra, quello che è, eccetera, e ci si cade con i motorini. Cose che ci dobbiamo confrontare, sarebbe una cosa bella. Questa ci possiamo confrontare benissimo, ma non in questo momento. Se vuoi continuare a dire, ne facciamo un'altra 10 e parliamo specificatamente. Io ti posso parlare dell'ospedale, ti posso parlare di contrarre la bestiadella, ti potrei parlare di tutte le cose, anche perché ho un minimo di esperienza, scusami, e un minimo di conoscenza. Tu che sei un medico, c'è un registro tumori a Canicattì? Certo che c'è un registro tumori. E che cosa dice questo registro tumori? Perché inizia un pochettino a, come dire, a farmi venire una domanda. C'è un numero di presenze di tumori, di morti di tumore, che adesso sta diventando... è uno dei centri del centro di tumore dell'ospedale Canicattì, è uno dei centri di eccellenza che ci sono in Sicilia, ad oggi ci rendiamo conto che qualche quantità di morti abbiamo per tumore a Canicattì. Mi rendo conto perfettamente, cosa voglio dire, capisco. E allora c'è un altro problema, quello che si è fatto nel passato per l'uso di antichettonati, che non si fa più nel presente. Che adesso non si fa, ce lo chiediamo. Ma non allora, il tumore, se mi porti sul mio campo, sulla quella medica, questo non diventa una discussione molto. Ma ne riparliamo, Antonio. Assolutamente sì, perché questo è un altro punto. Se l'ospedale è un altro punto che bisogna attenzionare. Però continuo a dire, in questo momento la mia presenza, e ti ringrazio di avermi dato questa opportunità, è quella di focalizzare in un momento dove c'è un cambiamento sicuramente di governo e c'è un problema di classe dirigente del mio partito. Volevo focalizzare la mia attenzione su questo. Perché siccome tutti siamo renziani, allora qualcuno ha sbagliato. Tutti siete renziani. Io parlo del mio partito, ovviamente, non di te. Allora, su questa cosa dobbiamo riflettere, ma serenamente, senza alzare i muri, fare discussione. Vabbè, allora, l'appello l'hai fatto. Ci eravamo dati 10 minuti e siamo a 18:55, quindi siete a 19 minuti. E Antonio Cani, incontenibile. Ci rivediamo per parlare di cose che stanno più sulla nostra pelle e non sono i tatuaggi. Quindi l'appuntamento alla prossima settimana, così ci facciamo una chiacchierata sul territorio. Assolutamente. Va bene, Antonio. È una anche perché io ho scoperto una cosa, che quando tu vieni in video
combini un sollevi, sì, sollevi un polverone. Ma enorme. Questo credo, mi lasciano dire, questo mi fa piacere da una. Da, perché, ma che te ne dicono pure? No, anche questo ci sta, perché beh, evidentemente sollevo tutta una serie di discussioni che fa bene, ma poi discutere non è un fatto negativo, è un fatto positivo. Spero tanto che chi mi attacca metta nome e cognome nelle cose che dice, perché è un atto di così di trasparenza. Anche da noi lo accettiamo. Grazie Antonio, grazie, ci vediamo presto, arrivederci. Buongiorno.